Femminile, turno casalingo per la Bartoccini Perugia che domani pomeriggio riceverà la Golem Olbia dopo il successo ottenuto nella trasferta di Ravenna. Campionato senza un attimo di sosta per la Bartoccini Perugia che per quanto riguarda la Serie 2 femminile di volley tornerà già in campo domenica alle 17 per ospitare al Pala Evangelisti l'Olbia. La squadra di Bovari viene dall'ottimo successo ottenuto a Ravenna, anche nella precedente trasferta di Soverato. La formazione perugina aveva messo in mostra carattere e grande lucidità tattica per poi perdere soltanto al tie-break. La gara contro Olbia non sarà facile, visto che nella squadra sarda militano giocatrici di grande spessore tecnico, come le schiacciatrici Sos e Uchiseto e la centrale Barazza. La Golem Olbia attualmente è tredicesima in classifica ad un punto dalla Bartoccini Perugia che ha avuto una giornata di riposo dopo il successo a Ravenna. Lo staff medico diretto dal dottor Claudio Marcacci, coadiuvato dal fisioterapista Davide Peregalli, sta facendo di tutto per mettere a disposizione della squadra anche la laterale Giulia Pascucci. Tuttavia Bovari nelle scorse partite ha avuto risposte confortanti da tutte le frecce a sua disposizione, confermando il fatto che l'organico della Bartoccini è veramente completo. Per questo potrebbe essere sfruttata la freschezza atletica della giovanissima palleggiatrice Rebecca Rimoldi. Questo è il probabile assetto di partenza della Bartoccini Perugia con Mazzini nel ruolo di palleggiatore, Fiore nel ruolo di opposto, Barbolini e Lotti schiacciatrici, Repice e Zuleta centrali, Gianpietre libero. La formazione di Olbia risponderà con Spinello nel ruolo di palleggiatore, Provaroni opposta, Sosso, Chiseto schiacciatrici, Barazza e Bartolini centrali, Barbagallo libero. Arbitrerà Luca Cecconato, secondo arbitro Fabio Toni. Premiate a Perugia le atlete umbre arrivate sul posto.